Buonasera a tutti, ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Questa volta preparerò un piatto molto più semplice dell'altra volta, ovvero fettine di carne alla pizzaiola. Per questo piatto molto semplice occorre delle fette di carne fatte apposta per la pizzaiola, dovrebbe essere questo carne di manzo adulto, poi dell'aglio. Uno spicchio, olio d'oliva, un pochino di sale, un pochino di concentrato di pomodoro, pomodorini freschi, ovviamente il basilico immancabile e ci metto anche queste fettine di scamorza affumicata che gli dà quel sapore in più. Come strumenti da lavoro serve appunto semmai un tagliere per tagliare i pomodorini, quindi serve anche un coltello e ovviamente l'immancabile strumento più importante per chi cucina, la forchetta, ragazzi, perché con la forchetta serve sempre. Ci vediamo nella prossima clip quando avrò iniziato a mettere l'olio sul fuoco e altre cosine. Ciao! Taglio così, taglio qua un pezzo. E poi piano piano tolgo tutta sta parte, ecco qua. Questa padella dove ho messo due giri d'olio, vado ad aggiungere i due pezzettini d'aglio che ho bucherellato con la forchetta in modo che rilasciano piano piano il loro sapore. E poi siano facili da togliere, non lo spezzetto, perché a me piace il sapore che dà l'aglio, non mi piace mangiare l'aglio. Adesso Ecco qua. taglierò questo pomodorino che viene dall'orto d'un parente, quindi vi lascio immaginare quanto sono buoni. Li taglierò piano piano, togliendo prima una parte, prima la testa e poi la coda, mentre il nostro aglio sta lentamente cuocendo sulla padella. Taglio in vari pezzettini, faccio un po' chino a occhio. Ecco qua. E piano piano poi taglio tutti gli altri. Ci vediamo nella prossima clip quando saranno tutti tagliati. Invece no, ci vediamo prima perché mi tocca sistemare le fettine nella padella che è già bella che calda, pronta ad accoglierle. Ecco qua la prima. La seconda, la terza, cerchiamo la forchetta per spostare, così, ecco qua, e l'ultima fettina di carne, ecco qua. Adesso le sistemo un pochino meglio nella padella. E punzecchio l'aglio così e per insaporire le fette lo spalmo così. Ecco qua, vedete? E poi mi separo dall'aglio e lascio cuocere le mie fettine alzando un pochino il fuoco. E quindi adesso vado a riprendere a tagliare i Sta pomodorini. cuocendo piano piano, ho aggiunto anche il sale e sto ancora tagliando i pomodorini piano piano che aggiungerò qui dentro nella padella assieme al concentrato di pomodoro e altre cose. Ci vediamo nella prossima clip. Ora che ho finito di tagliare questi 20 circa 20 pomodorini, vado a combinarli con la carne. Così. Ecco qua. Olè. Ci siamo quasi. Riprendo la mia forchetta magica e vado a spandere un pochino così i miei pomodori. Aggiungerò un altro pochino di sale e il concentrato di pomodoro, come avevo detto. Ovvero, eccolo qua. Mentre la mia carne sta piano piano cuocendo, eccolo qua, vedete?
Così, ecco qua. E adesso andrò a coprire. Ci vediamo nella prossima clip. Ho rigirato nuovamente le fettine e ho aggiunto il basilico fresco proveniente dalla mia pianta. Un profumo incredibile. Muah! E dopo ovviamente aggiungerò qualche fetta di scamorza, come avevo detto prima. Appena tolto l'aglio e rigirato nuovamente le fettine, vado ad aggiungere così le fette di scamorza. Ecco qua. La carne è un pochino meno tenera rispetto appunto al vitello, però è fatta apposta per la pizzaiola, quindi noi ci piace anche così. Ecco qua. Passati altri 5 minuti andiamo a vedere il risultato. Mi sembrano pronti, quindi spengo.